giustamente le pareti del presepe non devono essere fatte tutte a pietra, a mattoni, presentano anche delle parti con l'intonaco. In questo caso noi non facciamo altro che prendere uno spessore di polistirolo di più o meno dello spessore dei blocchi che abbiamo incollato e andiamo a occupare con questo polistirolo gli spazi dove vogliamo fare l'intonaco. Che sappiamo benissimo che l'intonaco deve stare al di sopra della struttura delle pietre, dei mattoni, non al di sotto, ma al di sopra. Allora, una volta data la forma al pezzo che simula l'intonaco, pratichiamo dei fori passanti e andiamo a mettere, a stendere la colla alla parte di dietro. Parete grande, spatola grande. Possiamo anche, dipende sempre dalle dimensioni, se le dimensioni sono un po' più grandi, possiamo anche utilizzare una spatola dentata che usano i piastrellisti per mettere addirittura le mattonelle. Stesa la colla dappertutto sulla superficie, andiamo ad incollare sul posto. E vedete che ai fori che noi abbiamo effettuato prima, fuori esce della colla e questo ci permette ancora di più un ancoraggio sicuro. Giustamente qui rimangono gli spazi vuoti che noi andremo a continuare a riempire con altri mattoni o pietre. Allora, completiamo tutti i pezzi mancanti. Una volta completato, giustamente, si lascia prima asciugare tutti i pezzi. Una volta asciutto, passiamo a stendere la malta sulla parte dell'intonaco. Facendolo sovrapporre leggermente anche sulle pietre e i mattoni che abbiamo messo prima. Con una spatolina più piccola facciamo, diciamo, la rifinitura ai bordi rotti.
possiamo anche riprendere un po' sui mattoni, i blocchi, per far vedere qualche altro pezzo di intonaco rimasto. Comunque, ripeto, questo è un lavoro che va fatto una volta che si sono ben incollati e secchi i pezzi che abbiamo incollato precedentemente. L'intonaco va messo uno strato appuntante, perché una volta che si sta ritirando noi la possiamo lavorare. Fatto ciò, aspettiamo che si ritira. Adesso passiamo a realizzare qualche pezzo di legno, sempre con il polistirene, lavorandolo dovremmo arrivare ad una situazione del genere, ad un pezzo di tronco, a una trave di sopra una porta, di sopra una finestra. Allora, con un pezzo di polietilene e un taglierino andiamo a smusciare gli angoli. Non c'è bisogno di tanta precisione. Scassiamo. Dove abbiamo la parte ruvida del foglio del polietilene, lo scartiamo con un po' di carta vetrata. E cerchiamo di ammorbidire anche gli angoli del taglio che abbiamo fatto con il taglierino. Poi con il saldatore incominciamo a dare la forma. Partiamo dalla testata, se è un tronco dobbiamo fare il midollo e i cerchi concentrici dell'albero. Il tronco si è spaccato. Lungo il tronco
possiamo trovare dei nodi. Dal nodo continua la spaccatura del legno e le venature e girano attorno al nodo. Fatto ciò, prendiamo una spazzolina molto sottile di acciaio e la passiamo tutto in un senso, ripetendo più volte il passaggio. Qualche colpetto al contrario, ma non tanto, perché sennò si rovina tutto il lavoro. Fatto ciò, a qualche parte che è molto nudo, diciamo, andiamo ad aggiungere qualche venatura. Il legno è molto rovinato, quindi prendiamo una spazzola più grande d'acciaio e picchiettiamo dove vogliamo rovinarlo di più. Specialmente nella parte di testa, dall'altro lato. È un legno vecchio, non possono mancare i tarli, senza eccedere molto. E così abbiamo ottenuto una trave. Questo lavoro verrà messo tutto in evidenza quando passiamo a colorare il pezzo. Volendo fare una trave piatta, la stessissima cosa. Scartiamo leggermente gli angoli. Andiamo sempre a lavorare prima la testa, quindi il midollo ce l'abbiamo spostato. La tavola in legno si è imbarcato, quindi dobbiamo scartare ancora di più gli angoli. E lo stesso discorso di prima, facciamo le venature, sempre qualche nodo.
e passiamo con la spazzoletta di acciaio. E così abbiamo ottenuto una tavola in legno. Il lavoro finito è questo qui. Allora, questo pezzo che io vi mostro, diciamo che è il riassunto un po' di tutte le tecniche che vi ho mostrato finora. Qui abbiamo sulla parete, sono tutti pezzi incollati, lo possiamo vedere in sezione, si vede ancora la sbavatura della colla. Poi le parti in muratura sono pezzi incisi. La pavimentazione qui è incollata, anche la pavimentazione che troviamo sul piano della camera. Il selciato davanti la porta sono tutti pezzi incollati. L'unica parte che non è fatta in polietilene sono gli infissi, cioè la porta e la finestra, perché io l'ho voluto realizzare in legno, il legno delle cassette della frutta, perché l'ho fatto che funziona. La parte interna e la parte esterna. La finestra è semiaperta. La parte del tetto sono travi in legno e le tegole, siccome sono molto piccole, le ho realizzate con il TAS. Un'altra parte importante delle nostre realizzazioni presepiali è la vegetazione. Qui ho davanti a me un esempio di come viene realizzato un tronco con il polietilene e terminare con i rami, diciamo, veri. Basta prendere una base in legno e fissarci un pezzo di legno in abete con una vite e colla da sotto. Una volta fissato, bisogna incominciare ad incollare con la colla a caldo dei pezzi di polietilene e incominciamo a dargli la forma. Salendo sul tronco incolliamo altri pezzi per simulare i rami, sempre rivestito in polietilene, poi sagomati, tagliati con il taglierino e la pistola termica, e gli diamo la forma fino ad arrivare ad inserire i rami. Una volta data la forma, rivestiamo il tutto con il DAS, lo lavoriamo e lo pitturiamo. Questo è detto molto sintetico, però per fare vedere effettivamente come si realizza bisogna di una lezione solo per questo caso. Un altro sistema, sempre per realizzare una scena del genere,
Qui abbiamo sempre un tronco che non è fatto in polietilene in questo caso, sono tanti pezzi di rosmarino assemblati, poi uniti con il DAS lavorati e abbiamo la forma ottimale, che effettivamente io non riconosco nemmeno dove ho fatto la giuntura. Però tutto il contorno, questi massi grandi, le pietre a terra, il muretto a secco, e invece è fatto con il polietilene, come ho fatto vedere precedentemente come si fa il muretto a secco, colorato, e abbiamo questo risultato. Un altro sistema per realizzare i tronchi, diciamo quasi identica a quello che ho fatto vedere prima, è sempre una base con un pezzo di legno fissato verticale, rivestito in polietilene, smussato con il taglierino e rivestito con il fugante delle mattonelle. Molto duro, rigido, però bisogna lavorarlo prima che finisce di indurire, che una volta indurito è difficile che noi lo lavoriamo, e possiamo avere le varie forme come vogliamo noi, le varie grandezze. Una volta arrivato al livello dei tronchi, dei rami, basta fissare altri pezzi e sempre lo stesso procedimento, rivestire e andiamo avanti fino a inserire la parte della chioma. Possiamo mettere la telopsis, rami secchi, tutto ciò che vogliamo, e a finire con il fogliame, che lo possiamo fare con sempre telopsis, muschio secco, erba sintetica, con tutti i sistemi che noi conosciamo. Altri due elementi importanti per i nostri presepi, per quanto riguarda la vegetazione, sono i fichi d'India e la palma. Per quanto riguarda i fichi d'India, come vedete nella composizione già fatta, è formata da tante foglie che noi la ricaviamo da una striscia di polietilene da circa 3 mm, tagliandolo con la forma con le forbici, con le dita andiamo ad assottigliare il bordo e li uniamo tra di loro con un ago, uno spillo e un po' di colla vinilica. Poi andiamo ad incollare con la colla a caldo i pezzetti sopra che simulano il frutto, per arrivare a comporre una composizione del genere e poi pitturarla. Per quanto riguarda la palma, prendiamo sempre delle strisce di polietilene da 3 mm, con un mattarello ci passiamo sopra sia per assottigliarlo e sia per renderlo più morbido. Dopodiché prendiamo un filo di ferro e ce lo incolliamo da un lato. Una volta incollato secco, diamo la forma con una forbice e andiamo a tagliuzzare i vari aghi fino ad ottenere la foglia della palma. Tagliate tutte le foglie, vengono messe insieme e abbiamo la chioma. Per quanto riguarda il tronco, basta prendere un pezzo di polietilene, dargli la forma tondeggiante e con il saldatore andiamo a dare la forma del tronco, partendo dalla parte di sotto e mano in mano ad arrivare sopra.
Una volta terminato, alla parte di sopra pratichiamo un foro per poter inserire le foglie. Un altro elemento importante per le nostre costruzioni è la copertura, quindi le tegole. Sappiamo benissimo che per ogni zona del nostro territorio, Italia o anche fuori Italia, per ogni zona abbiamo un tipo di copertura. Io parlo per la mia zona, quindi la copertura che noi usiamo sono le tegole che vedete qui già rappresentate. Per fare questo tipo di tegola basta tagliare le testicce sempre di polietilene dello spessore che varia in base alla grandezza della tegola. In questo caso, che abbiamo tegole per statue da 50-60 cm, lo spessore deve essere circa 3-4 mm. Prendiamo la striscia di polietilene e lo tagliamo della lunghezza e larghezza della tegola. Poi andiamo a sagomarla, perché la tegola ha una parte più larga e una parte più stretta. E lo premiamo su una forma cilindrica. E otteniamo la tegola. Questo per quanto riguarda la tegola grande. La tegola piccola è la stessissima cosa. Prendiamo un tondino di legno, anche in ferro, e ce lo premiamo sopra. E otteniamo sempre la tegola. Io mi sono costruito questo cilindro in legno appunto per realizzare le tegole a partire dalla tegola più piccola alla tegola, diciamo, più grande. In base alla dimensione io adopero uno spazio. Possiamo utilizzare comunque anche un pennello, la stessissima cosa, perché il pennello ha una parte più sottile e una parte più larga, e otteniamo lo stesso risultato. Un'altra copertura che troviamo nelle nostre abitazioni, specialmente nella zona di montagna, è formato di varie lastre di pietra molto sottile. È la stessa cosa, noi prendiamo uno spessore di polietilene e con le stesse mani lo andiamo a tagliuzzare alla parte davanti e li incolliamo uno ad uno sfalzati per ottenere una situazione del genere. Con una buona manualità si può riuscire anche a realizzare delle fontanelle di varie forme, varie dimensioni che si trovano nei nostri paesaggi. Questo è un nasello romano, questa è la fontanella che troviamo nelle nostre piazze, nelle nostre zone. Questo è tipicamente, si trovano nelle zone di montagna, tutte realizzate in pietra. La maggior parte dell'oggettistica noi lo possiamo realizzare sempre con il polietilene. Partiamo da un secchio con il manico, secchio più piccolo, banchetti in legno. Qua abbiamo, perlomeno dalle nostre zone si usava molto per lavare i panni, ruote dei carri,
possiamo realizzare, diciamo, quasi tutta l'oggettistica con il nostro polietilene. Oh, carissimi amici, siamo arrivati alla conclusione di questo video, con la quale io vi ho voluto dimostrare le mie tecniche, i miei consigli per come io realizzo i miei presepi. Spero che vi sono stato di aiuto. Se volete tenerli in considerazione, a me non può far altro che piacere. E con questo io vi lascio e arrivederci ad un prossimo video.